tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ragazzi, parliamo delle Final 8 di Coppa Italia. Incredibile quello che sta succedendo a Firenze, alla Mandella Forum, emozioni a non finire, veramente incredibile, bellissime partite, quasi tutte punto a punto. Possiamo veramente dirlo, la partita tra Cremona e Varese è stata forse la più brutta delle quattro che abbiamo assistito, ma è veramente incredibile. E già ieri sera l'eliminazione dell'Olimpia Milano per il secondo anno consecutivo, Milano deve abbandonare la competizione ai quarti di finale, e poi oggi ragazzi due partite incredibili. Prima la rimonta di Sassari da meno 20 su Venezia, una Venezia che veramente butta via la prima vittoria della sua storia in Coppa Italia e rimane questo tabù incredibile. Venezia non riesce a vincere una partita di Coppa Italia e per l'ennesimo anno deve abbandonare la competizione ai quarti di finale. Invece nella partita della serata, invece, il derby del sud tra Avellino e Brindisi, emozioni a non finire, break contro break da una parte e dall'altra. Brindisi che vinceva la partita di 19, poi la grande rimonta di Avellino che riesce ad andare sopra anche di 16 punti, e poi ragazzi Brindisi che rientra e che vince di 3 la partita per 95-92. Grazie anche ad una prestazione monumentale dell'inquadrato Adrian Banks, ragazzi. Adrian Banks, protagonista di una valutazione di 40 e con 25 punti, e 6 assist e 5 rimbalzi. Io veramente non ho parole di questo giocatore che sta vivendo forse la sua migliore stagione dai tempi di Varese, e l'ex di turno che proprio dà giustizia forse a quell'anno un po' a ribasso che ha avuto invece in Irpinia. Veramente incredibile quello che sta succedendo in questa edizione delle Final 8. Avremo due semifinali che non avremo mai pronosticato. Veramente è difficile da pronosticare due semifinali del genere. La prima domani pomeriggio, quella tra Bologna e Cremone, poi nella tarda serata ci sarà la seconda semifinale tra Sassari e Brindisi. Quindi per Brindisi un altro derby del sud, quello contro Sassari, e ci sono delle possibilità che questo anno la squadra che vinca la Coppa Italia sia diciamo una squadra che non abbia mai trionfato, che non abbia mai alzato al cielo la Coppa Italia. Stiamo parlando di Cremona e di Brindisi che non hanno mai vinto questa competizione, invece Sassari e Bologna hanno già trionfato in questo torneo. Parliamo sicuramente di tante emozioni, ma andiamo con calma, parliamo soprattutto della sconfitta di Milano che ha avuto una serata no, ma alla fine stava facendo una rimonta incredibile. E Bologna ci ha messo del suo sicuramente, perché quando subisci un parziale di 8-0, perché ricordiamo che Brooks ha segnato quel canestro e solamente dei centesimi non hanno evitato un overtime che avrebbe avuto veramente dell'incredibile. E quindi sicuramente Milano ha avuto una serata no al tiro, e mi viene fare un esempio Mike James che è entrato all'interno della partita veramente troppo tardi. E complimenti a Bologna, sicuramente Tony Taylor grande protagonista, e anche ragazzi, anche a Radori che nei momenti decisivi ha veramente messo del suo, ma Tony Taylor mi viene veramente da pensare che è stato decisivo. E poi l'ex, ricordiamo, Mbaye, che l'anno scorso fu forse uno delle meteore dell'Olimpia Milano della scorsa annata, invece questo anno a Bologna sta avendo il suo ruolo. Per quanto riguarda la prima semifinale invece giocata giovedì, Cremona ha gestito la partita. Cremona forse è una squadra più esperta da questo punto di vista. Da Varese mi aspettavo qualcosina in più, ma Varese è una squadra che secondo me oltre a questo non può arrivare, e sto parlando anche del primo turno di playoff, se andrà ai playoff la Open John Mattis. Più di così secondo me Varese non può dare. Cremona è una bella squadra che ha veramente nei veterani come Travis Diner dei punti di riferimento, e in panchina ragazzi ha un signor allenatore come Meo Sacchetti. Quindi la prima semifinale tra Bologna e Cremona la vedo veramente molto equilibrata, però secondo un 51-49 per Bologna per quanto riguarda la possibile finale. Complimenti sicuramente alla Segafredo, che grazie anche a Pino Sacripanti sta sicuramente facendo un'ottima stagione. Per quanto riguarda invece la parte bassa del tabellone, Venezia deve solo fare mea culpa, perché non si può buttare via una partita
dominata per tre quarti, perché Venezia nel terzo periodo era avanti di 20 punti, era avanti 72-52 a un certo punto e si è fatta rimontare con un parziale assurdo tra la fine del terzo periodo e l'inizio della quarta frazione. Veramente mea culpa per quello che è successo questo pomeriggio. E sarà una batosta non facile da assorbire per tutto lo spogliatoio che forse ci credeva finalmente di riuscire a portare a casa una partita in Coppa Italia. E anche perché l'eliminazione di Milano poteva dare una grande opportunità all'Umana Reyer. E invece complimenti a Sassari e soprattutto a Pozzecco, che è la prima partita giocata in questa nuova, diciamo, avventura d'allenatore, riesce sicuramente a far vedere di cosa è capace un allenatore del suo carisma. E Sassari non ha mai mollato, e complimenti anche a Jai Cooley per quel canestro che è riuscito veramente a realizzare. Un centro dotato forse di poca mobilità, ma di grande cuore e anche di grandi movimenti. E questi giocatori sicuramente fanno sicuramente parlare di sé sempre e comunque. L'ultima semifinale è quella forse la più, diciamo, incredibile e più pazza che probabilmente potevamo. L'ultimo quarto di finale, scusate, è veramente incredibile. E Brindisi avanti di 19, rimonta clamorosa di Avellino che va avanti di 16, sembra aver vinto la partita nel terzo periodo, e invece ancora una volta Brindisi che rientra e grazie a Banks, ragazzi, giocatore veramente incredibile, riesce a portare a casa una partita veramente pazzesca, pazzesca. E la schiacciata finale di Banks è veramente il tripudio per l'Happy Casa e per la sua sesta vittoria consecutiva in questo momento. E la seconda semifinale tra Sassari e Brindisi, secondo me, la vedo segnata perché secondo me Brindisi in questo momento è la squadra veramente con più fiducia del campionato e molto probabilmente in questo momento è la vera favorita per quanto riguarda la vittoria della Coppa Italia. Staremo a vedere grandi semifinali, grande passione, ci rivediamo domani sera per commentare queste semifinali veramente inedite. Stiamo parlando di Bologna-Cremona e di Sassari-Brindisi. Tra queste quattro squadre uscirà il nome della vincitrice della Coppa Italia 2019. Che emozioni a Firenze, ragazzi! Io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like, iscrivetevi ragazzi al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.